faranno un deserto e lo chiameranno Italia. Questa sera Boatos si occupa di alcuni meno noti fra i tanti fattori che determinano la crisi dell'occupazione, il calo dei posti di lavoro in Italia e soprattutto al sud. Un allarme che è stato lanciato nelle ultime ore anche dai responsabili dell'industria, del commercio, ultimo in ordine di tempo, Sangalli di Confcommercio, un sud che sprofonda nella disoccupazione e le imprese che sempre più si trasferiscono in altri paesi, dalla Bulgaria alla Romania, lo vedremo in moltissimi altri paesi. Ecco, ma quali sono i fattori fra i tanti che sono stati analizzati? Stasera proviamo a cercarne uno, proviamo a capire se può avere avuto in questo un ruolo quella parte della magistratura che attraverso blitz, provvedimenti cautelari che magari poi si rivelano infondati all'esame o durante i vari gradi del giudizio, smantellano vere e proprie imprese che rimangono abbandonate a se stessa. Partiamo dunque dal caso della desertificazione, delle vere cause alla base, tra i motivi principali di questi fenomeni. Sono state 13.500 le imprese chiuse per fallimento in Italia nel 2016. 13.500 aziende che, considerando un numero medio di 10 addetti fra gli occupati e l'indotto, davano lavoro lo scorso anno a 135.000 persone in media, assicurando sostentamento e vita dignitosa alle loro famiglie, per un totale di circa 500.000 di italiani che hanno perso nel solo 2016 uno dei beni più preziosi, il lavoro. Ma solo pochi parlano di uno fra i principali motivi alla base di questo desolante panorama: il ruolo svolto da una parte della magistratura, come nel caso, per fortuna raro, di un PM che preferisce indagare sul denunciante e lasciare impuniti i denunciati, spesso utilizzati addirittura come testimoni contro la vittima. Invece di andare a controllare ciò che è stato denunciato, difatti si fa un controllo per vedere se è un mitonimo qualunque che denuncia, se è un pazzo, se il denunciato appartiene a una certa categoria, che tipo di ruolo nella società riveste il denunciato. Insomma, stiamo entrando, con queste mie parole, nel sistema degenerato di alcuni magistrati, alcuni, che ritengono di amministrare la giustizia a proprio uso e consumo. Se ne sono accorti a Milano di quanto sta accadendo sulle imprese italiane con provvedimenti cautelari sommari. E infatti nell'ultima operazione guidata dal procuratore aggiunto Ilda Boccassini contro un colosso della sicurezza privata e la catena di supermercati adesso collegata, la procura di Milano per la prima volta ha deciso di salvare i posti di lavoro e l'occupazione. Invece di intervenire con quelle procedure sommarie che, prima ancora di accertare le responsabilità, falcidiano le imprese e i posti di lavoro, hanno inserito dei commissari straordinari a guidare le imprese. Da sottolineare il fatto che la società di vigilanza colpita da interdittiva antimafia era in quel caso la stessa che aveva vinto l'appalto da 8 milioni di euro per sorvegliare proprio il Tribunale di Milano. Il fenomeno mafioso bisogna conoscerlo, perché se non si conosce a fondo, è quello che può far sorridere, invece deve essere ritenuto tesoro per poter contrastare seriamente il fenomeno, riguarda non solo i magistrati ma anche ovviamente la società civile. E quindi il metodo non può prescindere dal considerare il valore delle tradizioni,
perché vedremo in questo mio intervento quanto la tradizione prevale anche su quello che può essere considerato l'avanguardia, la tecnologia. Se non si parte da questo dato, e ovviamente parlo per chi opera come me in una procura, non si riesce a fare un contrasto serio al crimine organizzato, intendo criminalità mafiosa. Speriamo che l'esempio dato dalla Boccassini e dagli altri PM milanesi che hanno inserito il commissario straordinario nell'azienda in fase cautelare apra la strada a un nuovo modo di interagire, di dialogare con le imprese italiane, apportando proprio quella figura del commissario auspicata dalla parte più avveduta dell'imprenditoria italiana. Un commissario con funzioni temporanee che impedisca le chiusure forzate e i fallimenti dell'azienda, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, accertando, come viene verificato nella maggior parte dei casi, che quella impresa in realtà era sana. Nel frattempo però, intimiditi da sequestri, blitz a catena, arresti, sono già migliaia gli imprenditori che hanno deciso di delocalizzare le loro aziende, emigrando dall'Italia verso paesi con un più forte potere di controllo in mano ai cittadini e al Parlamento. Siamo ridotti talmente alla fame che più poveri della Romania, più poveri, non più competitivi, più poveri. Il caso Consip Docet, tre ufficiali dei carabinieri nei guai perché la procura di Roma ha portato alla luce le grossolane falsificazioni che sarebbero state commesse nella trascrizione dei verbali di intercettazione e nell'aver segnalato la presenza di 007 che invece non c'erano. Un depistaggio in piena regola, un reato gravissimo. Da questa vicenda, una vicenda che è durata mesi e sulla quale per mesi hanno vissuto i giornali italiani, il giornalismo italiano esce distrutto. La cosa che mi colpisce è che come ne esce concretamente? Facendo finta di nulla. Oggi i giornali sostanzialmente fanno finta di nulla, sembra che parlano di un'altra cosa. Peraltro danno, senza esagerare, una notizia comunque clamorosa, che i carabinieri, che un pezzo dei carabinieri, il NOE, stava facendo un complotto. Ma quante volte controlli infedeli e depistaggi colpiscono piccole e medie imprese senza che il caso balzi al clamore delle cronache e soprattutto senza che il piccolo imprenditore veda accolte le sue coraggiose denunce. Nel corso di un recente sequestro a una piccola impresa per presunta evasione fiscale, la procura ha messo in campo circa 60 uomini delle forze dell'ordine in una sola mattinata, almeno il triplo di quelli che furono necessari per la perquisizione poi mancata del covo di Totò Riina a Palermo. Un dispendio di uomini e mezzi senza precedenti. Qual era lo scopo? Qual era il vero obiettivo? Perché, ci si chiede, chiedono i legali di quell'impresa, a fronte di un presunto debito col fisco da 2 milioni di euro, si è preferita la strada del blitz, mettendo a rischio decine di posti di lavoro e gettando nella disperazione centinaia di famiglie dell'indotto, senza tener conto del fatto che l'azienda aveva già messo a disposizione degli inquirenti una patrimonialità assai superiore in milioni di euro. Ma soprattutto, perché a essere colpito è stato proprio il professionista che da anni denuncia la camorra con fatti e con prove, rischiando la vita?